Sfiorano il 70% le donne nel Servizio Sanitario Nazionale, ma sono ancora poche quelle che ricoprono incarichi dirigenziali. Per quanto riguarda i ruoli apicali, ancora c'è molto da fare sicuramente rispetto al resto dell'Europa. Qui la carriera, sia per gli uomini che per le donne, inizia molto più tardi rispetto ai nostri colleghi francesi o tedeschi che iniziano invece a avere ruoli apicali già under 40. Il tema è stato uno dei focus del 18° Forum Risk Management in Sanità, che si è appena chiuso ad Arezzo. È stato l'esempio del centro chirurgico toscano ad uscire dagli schemi. Qui parliamo di sanità privata, le percentuali sono letteralmente invertite. Io sono responsabile del blocco operatorio, che è un ambiente ancora molto maschilista. E il direttore sanitario, la dottoressa Marzupini, è una donna, il nostro risk manager è la dottoressa Valli, e un pochino insomma tutta la dirigenza, soprattutto della parte clinica sanitaria, siamo tutte donne. A raccontare le loro storie sono state proprio le donne chirurgo, impiegate sia nel pubblico che nel privato. Beh, sicuramente non c'è un'organizzazione aziendale tale da permettere una facilitazione alle donne nel fare questo, ad esempio nella gestione dei bambini, gli asili, le mense, insomma tutto questo viene a mancare nelle nostre aziende. Sarebbe molto più semplice per una donna non sentirsi in colpa nell'essere assente in famiglia. Io ho avuto molta difficoltà invece, è vero che nel mezzo c'è stato anche un divorzio, quindi i bambini me li sono dovuti gestire completamente. E mi hanno aiutato tanto le colleghe ferriste, io ero in sala operatoria e loro erano a casa con i bambini, quindi insomma è stata veramente difficile conciliare tutto. Le difficoltà ci sono state, anche di formazione, i miei colleghi uomini se ne andavano un mese in America, un mese in India, e io stavo a casa, ben radicata a casa, con due bambini che tra un intervento e l'altro, quella piangeva che aveva preso 5, quell'altro doveva andare al calcio e nessuno lo portava, insomma non è stata facile. Una iniziativa realizzata in collaborazione con l'associazione Donne Leader in Sanità. Ovviamente anche la certificazione di genere è uno dei modi per arrivare a promuovere la leadership, ma ognuno deve essere ben consapevole di cosa deve fare all'interno della propria organizzazione. Certificazione, io ho suggerito al centro chirurgico di portarla avanti, perché la certificazione è comunque un riconoscimento di un'istituzione terza rispetto a quello che stai già facendo. Spesso chi già è attivo in questo ambito non sente l'esigenza della certificazione, viene vista più come uno stimolo per chi ha ancora dei grandi gap da raggiungere. Però io credo che sia importante per chiunque avere e portare avanti anche il bollino di certificazione che ti dà questo riconoscimento.